Da un posto di mare, da un piccolo paesino sul mare, intorno a me un po' tutte le persone avevano a che fare con il mestiere marittimo e la vita di mare. E è stato per me naturale, con il corso degli anni, avviarmi verso questa professione. Dopo aver frequentato l'istituto nautico, ho lavorato per qualche anno su qualche piccola imbarcazione, fino a che poi ho deciso di dare una svolta alla mia carriera lavorativa e di salire un po' di livello, no? E a questo punto poi ho deciso di frequentare l'Accademia della Marina Mercantile di Genova. Periodo da allievo ufficiale di coperta a bordo di queste navi, dei traghetti GNV. Vengo da Trieste, perciò corse dietro ai treni con i valigioni enormi, sembrando veramente una disadattata nelle stazioni, correndo tra un binario e l'altro. Impegnativo, però lo si fa assolutamente perché ne va del mio futuro, anzi. Perché sono sempre stato un praticone, uno che gli piace mettere mano e non lo so, e macchine mi ha sempre ispirato di più. Nella mia vita ho sempre avuto un po' il richiamo del mare, diciamo. L'Accademia mi ha permesso di fare questi 3 imbarchi d'allievo, 12 mesi su navi da crociera, di cui il primo in Giappone e gli altri 2 in Brasile. Un imbarco l'ho fatto sull'offshore e due sulle navi da crociera. Sono stato negli Stati Uniti, in Canada, nei Caraibi, ho attraversato l'Atlantico, il Mediterraneo e il Nord Europa. Ci sono i fuoriclasse come ci sono anche le schiappe. E naturalmente il guardare il fuoriclasse mi ha motivato a crescere per diventare come loro. Il percorso, la scelta dell'Accademia innanzitutto deve basarsi su una convinzione di una scelta, di un percorso di vita particolare, che è quello del marittimo. È una domanda che appunto viene in conseguenza di una scelta di vita portata sulla navigazione, cioè sul voler navigare. I momenti più felici che ho avuto a bordo sono state le grosse manutenzioni, specialmente quelle nei motori. In quei momenti stai crescendo e ti rendi conto che non maneggi dei motorini o degli impianti di casa, di uso domestico, ma impianti industriali, impianti che valgono milioni, ad alta tecnologia. Per il mio futuro vedo sicuramente qualche anno di navigazione e poi a quel punto le scelte potranno essere molteplici, ma per il momento non vedo l'ora di poter essere un ufficiale a bordo alle navi che fino adesso mi hanno visto arrivare come allievo ufficiale. La mia prospettiva per il futuro, una volta concluso il percorso accademico, è quello di continuare in questo settore con questa compagnia qui, di avanzare di grado, di arrivare un giorno appunto a diventare comandante. Voglio dimostrare a qualsiasi altra donna che desidera fare il mio stesso percorso che si può fare. Punto molto in alto, sono onesta, il mio desiderio comunque è diventare un comandante a lungo andare, assolutamente. Primo imbarco, imbarchi, non avendo mai visto una sala macchina, sono un po' spaesato, ambiente nuovo di lavoro.
diciamo che in confronto all'ultimo dove imbarchi sai già più o meno cosa ti attende, cosa c'è, è un passavanti enorme, ti forma veramente tanto come esperienza e come stile di vita. Diciamo che ti rende più maturo, più responsabile. Noi come allievi principalmente forniamo supporto agli ufficiali, il nostro compito è imparare. Cerchi di rubare quel mestiere che poi dovrai fare.